Adesso tratteremo il tema dal punto di vista scientifico. Il primo segno evidente a chiunque si addentri all'interno di un cerchio nel grano è la posizione degli steli delle piante. Professore, ci spieghi con esattezza cos'è successo di preciso a questi steli? Ah, ci sono stati degli studiosi che hanno analizzato appunto questi steli e si sono accorti, a parte che non sono spezzati, ma sono soltanto adagiati quasi con dolcezza sul suolo. E hanno scoperto che per far ciò una parte che può essere qualsiasi, perché lo stelo è rotondo, quindi a seconda da che parte lo stelo poi si sarebbe accasciato, dalla parte opposta si verificava una crescita, quindi si rompeva l'equilibrio normale di crescita dello stelo, ma lo si accelerava dalla parte opposta a cui quello stelo poi si sarebbe accasciato. Quindi si accelerava una parte cioè si accelerava la Da crescita una dalla parte parte opposta dello dello stelo. stelo, capito. Dai nostri studi abbiamo rilevato anche la costante presenza di acqua sotto ogni pittogramma nei campi. Si pensa che la presenza di acqua sarebbe addirittura necessaria alla creazione nel cerchio. Professore, come mai questa continua presenza di acqua sotto i cerchi? Ah, credo che abbiamo già trattato questo argomento in una domanda precedente. L'acqua è una fonte di energia essenziale. E possiamo immaginare che la Terra sia l'unico pianeta all'interno del nostro sistema solare che abbia l'acqua. Abbiamo detto prima che l'acqua è una fonte di energia incommensurabile, perché abbiamo all'interno due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, e quindi noi sappiamo la scissione, diciamo, la separazione dei due atomi di idrogeno con un atomo di ossigeno. Se prendiamo noi singolarmente l'ossigeno e prendiamo singolarmente l'idrogeno, sappiamo la potenza che ha, è vero? Esatto. E quindi secondo me è essenziale che al di sotto dei crop circles ci siano delle vene acquifere per facilitarne probabilmente la intercorrelazione tra l'oggetto che forma, che probabilmente appunto avevamo detto prima è un ball of light, lo chiamiamo ball of light, ma sarà un congegno altamente sofisticato, con in memoria già il tipo di disegno che dovrà essere prodotto e che quindi procede affinché questo pittogramma sia composto, e per fare ciò si scelgono dei posti dove ci sono al di sotto dei quali ci siano delle vene acquifere. Professore, esistono altre dimensioni? E com'è possibile viaggiare da una dimensione all'altra? Ma che esistono altre dimensioni, non ci sono proprio dubbi. Questo è proprio ormai è accertato anche scientificamente. E viaggiare da una dimensione all'altra con il nostro corpo umano non credo che sia possibile, a meno che non facciamo Star Trek, La macchina del la tempo. macchina del tempo e cose di questo tipo. E che ci siano altre dimensioni invece è totalmente accertato. Anche perché noi dobbiamo partire dal principio che noi siamo esseri umani, esseri viventi che viviamo in una terza dimensione. E quindi noi per poter interagire in questa terza dimensione abbiamo bisogno di cosa? Abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di sentire, abbiamo bisogno di respirare, abbiamo bisogno di toccare, quindi abbiamo i nostri sensi. Per fortuna,
chi ci ha creato ci ha dato anche un'intelligenza e con quella possiamo sì spaziare al di là della terza dimensione, ma così come siamo fatti oggi con il corpo umano, quindi carne, ossa, sangue e tutto quello che ci portiamo appresso, non credo che sia possibile, a meno che non si costruiscano delle macchine del tempo, ma ci sono stati dei ricercatori che addirittura dicono di essere riusciti a costruire delle macchine del tempo, però non utilizzando la scienza o la fisica o la matematica, ma a conoscenze esoteriche che vanno al di là della scienza stessa. Possiamo citare i monaci buddisti, quindi i quali sono in grado, da quello che ho letto e da quello che si trova su internet, sono in grado di fare delle cose strabilianti, cioè loro sono in grado con dei suoni specifici, con delle frequenze determinate che loro sanno e che loro conoscono, sono in grado di far sollevare massi enormi. E quindi ci si può riportare a quello che avevamo detto prima, come facevano a sollevare i massi così enormi che non ci si riesce neanche oggi. È probabile che gli antichi o alcuni sacerdoti, perché non credo che fosse una cosa comune a tutti, esatto, quella di poter, esatto, sollevare pesi così, così enormi, fossero in grado appunto di fare queste cose. Di certo che se sta